sole rende appunto vivo l'evento e partecipa ad una fruizione di opere d'arte. Il circolo che in qualche modo rappresento è l'occasione di riprendere a animare la dimensione culturale della città, del territorio dopo la pausa drammatica della diffusione dell'epidemia, insomma. E penso importante riprendere il cammino, riprendere così a cercare un futuro colorato. Le opere d'arte sono anche questo, la possibilità di sostare, di immergersi in una dimensione di colore, di luminosità, di spazio in cui appunto le speranze e la voglia di vivere trovino di che spaziare, insomma. Ecco, questo è la provocazione che riceviamo da chi ha un talento artistico e riesce a sommuovere, insomma, dentro un estimatore questa voglia di riprendere la vita, di raccontarla, di dialogarci intorno a ciò che ci rende vivi, come fa l'arte, insomma. Inés Tolu è la protagonista di questo evento ed è accompagnata da due, insomma, grandissimi artisti, sono Rita Deida in arte di Rita e Guillermo Caro, sono due testimoni di un percorso artistico consolidato che, insomma, mi pare affettuosamente accompagnano Ines in un percorso che è in divenire. Io sono molto colpito dalle ultime opere di Ines, che appunto segnano, per quanto mi riguarda, una discontinuità rispetto a quelle iniziali, e questo testimonia una vitalità di un processo evolutivo ed è, mi pare, una cosa bella dell'arte, dell'artista, appunto, stupire, spiazzare, dire cose nuove, insomma, dire cose nuove. Basta, io vi ringrazio, do la parola a Francesca che poteva, insomma, allora, grazie. In realtà le cose essenziali, insomma, sono state dette, però volevo comunque unirmi ai tuoi ringraziamenti, Andrea. Grazie innanzitutto a voi che siete presenti, grazie ai maestri De Rita, Guillermo Cara e ovviamente Ines Tolu, che oggi, ecco, come lei si ama autodefinirsi oggi, la figlioccia, i padrini sono loro per questa mostra. Grazie però anche al lavoro del Circolo Soci Euralcop, che consente di appunto avviare iniziative come questa. Oggi proprio la riapertura dopo questa chiusura forzata che ha, come dire, momentaneamente bloccato le nostre vite, oggi finalmente la porta del circolo è di nuovo aperta per accogliere in questo caso gli artisti presenti oggi, ma sicuramente non mancheranno tante altre occasioni, tante nuove iniziative, grazie alla volontà, all'impegno di Andrea Corrias, di Antonio Rue, insomma di tutte le persone che veramente fanno un grande lavoro perché tutto questo possa esserci e perché la cittadinanza di Carbonia, ma non solo, possa godere e usufruire di tanta bellezza come oggi appunto possiamo vedere, come oggi stiamo dimostrando. Niente che dire, io non sono un'esperta d'arte, non sono un'esperta di pittura, posso solamente dire di essere rimasta veramente ammaliata, meravigliata dalla bellezza dei quadri di Ines Tolu. Vorrei dire qual è quello che mi ha colpito di più, ma non lo dico, perché sono veramente tutti bellissimi, così come ovviamente non si può non rimanere meravigliati davanti ai quadri di Rita Deida appunto, che sono in questo caso i due alle nostre spalle, e così lo stesso discorso vale ovviamente per l'opera del maestro Guillermo Cara, fantastico, dove è raffigurato, lo posso dire, Guillermo, l'amore della sua vita. Anche questo, ecco, anche questo fa parte di noi, fa parte dell'arte, fa parte della, come dire, della capacità
di meravigliarsi. Grazie ancora. Mi consenti? Grazie. Grazie. Di ricordare che domani facciamo appunto la presentazione di un libro importante, il libro di Emiliano Deiana, che è sindaco di Bortigiala, sono anche presidente di ANCI Sardegna. Quindi ecco, l'invito è esteso a tutti alle 19.30. Presentiamo un libro importante, La morte si nasconde negli orologi. Un testo importante, io l'ho letto, e ecco, Francesca Rius in realtà è l'organizzatrice dell'evento, l'ha fortemente voluto e la ringrazio perché... Grazie a voi che mi avete dato questo. Perché è un testo importante, un evento anche ora 19.30 un testo davvero colpisce, ma lo leggerete e discuteremo di questo testo misterioso, un testo vivo che è tantissimo. Grazie Andrea, grazie a te e grazie ancora a voi.